Ciao! Allora, questo è un video velocissimissimissimissimo per salutarvi e per chiedervi scusa se non sto facendo tanti tutorial, ma sono veramente incasinata. Cioè, mi ero detta oggi lo faccio, ho iniziato a truccarmi e dopo mi sono resa conto che stavo già truccando l'altro occhio, quindi niente, niente tutorial, questo sarebbe il trucco, non so se si vede. Comunque, io sto bene, spero che stiate bene anche voi. Vi parlo un po' di novità, di nuove novità, diciamo, ecco. Allora, il lavoro sta andando benissimo. Sono molto contenta, anche se non sono contentissima per il fatto che non riesco a trovare lavori dove mi pagano. Purtroppo sto lavorando ancora gratis, ma arriveranno anche quelli dove mi pagano, cioè ci sono anche lavori dove mi pagano, ma sono più quelli dove non mi pagano che quelli dove vengo pagata. Parlo piano perché c'è mio padre che sta dormendo. Comunque, l'altra novità, se riguarda sempre il lavoro, sarebbe che praticamente questo mese partirò per lavoro e andrò allora. Fatemi pensare, domani vado ad Arona, sabato vado a Padova, poi lunedì partirò per Reggio Calabria e non so quanto tempo starò perché è un viaggio così lungo, non ho voglia di stare un giorno o due, quindi penso che starò molto tempo, 5 giorni, è molto tempo, anche perché il lavoro è lungo. Poi il 30 invece vado a Roma e anche lì penso che mi fermerò 1 o 2 giorni, non so quanto. Invece Padova e Arona un giorno soltanto. Che dirvi? Un'altra novità che non c'entra il cavolo con il trucco è che ho preso un altro cane, questa volta ho preso Husky, cioè l'abbiamo preso io e mio fratello, l'abbiamo chiamato Hachiko, che sarebbe il nome di un cane cinese, di una storia vera. Hanno fatto anche un film con Richard Gere, che praticamente questo cane era molto fedele al suo padrone, bellissimo. Se andate su Wikipedia riuscite anche a trovare la storia, hanno fatto anche una bella statua, anzi due ne hanno fatte di statue per lui, per questo cane. Mi sembra che in Cina è anche lutto nazionale, lo so, mi sembra di aver letto che sia lutto oggi, proprio l'italiano va a fanculo. Mi sembra di aver letto che lì è lutto nazionale. Scusate se mi guardo intorno, ma mi sono messa a fare video sulla finestra. Ho paura che i miei vicini di casa mi stiano prendendo per pazza perché parlo con un computer. Ma chi se ne frega. Comunque, che stavo dicendo? Oggi andrò un po' in giro per chi. Oh, il prude al naso! Andrò un po' in giro per Chivasso, Torino, di qua e di là. Spero di ricordarmi che devo lavare i pennelli per domani. Avrò tante cose da fare, quindi non so. Devo anche andare a prenotarmi i 1000 viaggi. Io spero tanto di riuscire a vedere il Colosseo quando vado a Roma il 30, perché mi hanno detto che è crollato un pezzo, però non so altro, mi ha detto è crollato un pezzo di Colosseo. Speriamo che non crolli tutto fino al 30. Che dirvi? Ah, allora, gli iscritti sono veramente tantissimi. Siamo arrivati a 200 qualcosina, 200 qualcosina, e sono molto contenta. Ringrazio tutti, cioè io ero già contenta contenta, oggi parlo proprio, ero già contenta quando. Contenta, ma non riesco a dire sta cazzo di parola. Allora, ero già contenta quando avevo solo 3 iscritti. Quindi adesso che ne ho 200 mi sento proprio alle stelle. Comunque, che dirvi? L'altra novità è che mi sono tagliati i capelli, li ho fatti anche biondi, cioè più biondi di come ce li avevo prima. Ho messo queste due extension rosa. Non so se si vede. Questa è la novità, ma era molto 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 visibile. Quindi ho fatto taglio.
Cazzo, ho fatto taglio colore e l'extension. In tutto quanto ho pagato 73 euro. Non è molto. Aspettate che... Ah, no, faccio schifo. Comunque, penso di avervi detto tutto. Sono molto emozionata perché domani farò un lavoro molto particolare. Amo di geisha, non so come spiegarvelo. È molto particolare, fidatevi. Poi vi farò vedere le foto. Detto questo, vi saluto. Non ho comprato niente. Ah, un'altra cosa, ho notato che da un po' di tempo mi sono dimenticata di... cioè non faccio più i video in e out del mese. Ecco, è bello che me ne sono accorta solo ieri, quando me ne sono accorta. E tutto questo è perché si vede che non avevo niente da né da in né da out, non lo so. Non lo so proprio. Comunque io adesso stacco perché c'è la vicina che mi guarda malissimo. Adesso vi metto una foto di Aciko e...